sapere tutti loro che sono presenti mia madre e mio padre, per la prima volta qua. Quindi dobbiamo fare bella figura. E mi approfitto perché dopo non ci sarà magari l'occasione. L'assessore De Vanna ci teneva molto a farvi sapere, ci sono dei flyer qui sui tavoli, che il Comune di Padova ha patrocinato questo evento il 28 novembre al Teatro Regio. Carlo Lucarelli presenta Senza mezze misure, uno spettacolo a favore della Fondazione Emiliano Romagnola, vittima dei reati. Quindi se la cosa poi vi interessa potete prendere Bene, allora entriamo nel vivo del discorso. Lo sciopero delle bustaie nel 1907 è stato l'argomento che abbiamo scelto nel 2020 per partecipare a un festival internazionale degli archivi, a il festival internazionale che si chiama Archivissima. Abbiamo partecipato, eravamo in pandemia perché si fa i primi di giugno, abbiamo partecipato con un podcast, quindi un racconto audio, e abbiamo raccontato questa storia in pochi minuti. E questo podcast è stato notato alla fine dell'anno scorso, i primi di quest'anno, da Rai Cultura, dal personale registi, sceneggiatori di Rai Cultura, che ci hanno contattati, sono poi venuti qui a Parma, qui in archivio, e abbiamo realizzato insieme una puntata di una trasmissione che si chiama Telemaco, che è andata in onda il 9 di giugno su Rai Cultura, è andata in onda in replica a settembre, e se la volete vedere la trovate su Rai Play. Okay. Poi abbiamo pensato di recuperare nuovamente questa storia che a noi insomma piace molto, troviamo molto significativa, e l'abbiamo preparata per il gruppo di Argento Vivo il 25 di ottobre, e come sapete oggi siamo in replica perché tante persone erano in lista d'attesa. Poi valuteremo con la vostra referente, referenti della cultura, Elisa Longeri e altre colleghe, se replicare una terza volta, perché insomma l'argomento interessa parecchio. In questa occasione abbiamo anche allestito una mostra documentale che, come dicevo, nelle quattro bacheche in fondo alla sala sarà visibile per diversi mesi, quindi quando volete, quando avete tempo, si può venire liberamente a vedere la mostra, consultare l'archivio che conserva i documenti relativi allo sciopero. E quindi entriamo nel vivo della storia con 2 minuti di introduzione, e vi facciamo vedere proprio 2 minuti di Telemaco. Fino al primo decennio del Novecento, la città era sede delle più importanti fabbriche di corsetti da donna, che davano lavoro a tante bustaie provenienti dai borghi popolari di Larra Fiume. Sono proprio loro le protagoniste nel 1907 di un grande sciopero. Quel luogo ha cambiato fisionomia, quando palazzi e strade che prima esistevano non ci sono più o hanno cambiato nome e destinazione. Bombardamenti, ricostruzioni, piani urbanistici, la storia sovrappone strati, uno sull'altro. Ma ci sono fatti che rimangono anche quando se ne sono persi i luoghi. Ne restano solo tracce che voglio seguire per raccontare una storia unica, legata alle donne, alla conquista dei loro diritti e ad un oggetto particolare. Cotone, lino, seta, nastro.
pizze, stecche di Palermo è un mix per definire la figura del corpo femminile stringendolo come in un'armatura. Nell'antichità greco-romana del Medioevo, soprattutto a partire dal 500 con la moda steccata, le donne indossano il busto, che dona loro la forma di un fiore dallo stelo sottile, ma tanto spesso le costringe in pose naturali, le limita i movimenti e le relega socialmente e culturalmente a una funzione ornamentale. È un accessorio composto da più parti, lavorate singolarmente e assemblate successivamente da una specifica manodopera femminile, quella delle bustaie. Bene, se volete poi potete cercare su iPlay, come vi dicevo, l'intera trasmissione. Mi sembra che sia entrato il nostro assessore, il dottor Francesco De Vanna, grazie per la presenza, ci segue sempre quando riesce con il test. Bene, allora, per capire cosa succede nel 1907, dobbiamo fare un passo indietro. Verso la fine dell'Ottocento Parma si muove verso forme di pre-industrializzazione e progressivamente si configurano le condizioni favorevoli per lo sviluppo delle attività industriali. In particolare vengono implementate le infrastrutture pubbliche. Considerate che nel 1859 è attiva la stazione di Parma, la stazione ferroviaria. Nel 1890 viene ultimata la linea Parma-La Spezia, nel 1893 la linea Parma-Brescia e nel 1890 arriva l'elettricità. Elettricità che progressivamente andrà a sostituire la forza motrice dei mulini. In questo periodo sindaco è Giovanni Mariotti. Giovanni Mariotti aveva un nomignolo tra i cittadini di Parma, era detto il picconatore, perché con la sua amministrazione vengono abbattute le mura cittadine, vengono abbattuti i rampari e vengono creati grandi viali, quindi Viale dei Mille, Viale Vittoria, Via Mentana, eccetera. A Parma le attività industriali più rilevanti sono, come potrete immaginare, in questo periodo l'industria della pasta, con la Braidanti e la Barilla, l'industria conserviera con la prima ditta di trasformazione del pomodoro, si chiamava estratto del pomodoro al tempo, che è la Preziol, che si stabilisce alla Crocetta nel 1902. Poi abbiamo l'industria saccarifera di trasformazione della barbabietola da zucchero con la società Ligure Lombarda che nel 1899 diciamo dove c'è il Conad di Via Piacenza più o meno, lì c'era la Ligure dei Barattoli e la Ligure Lombarda era dalla parte dove della Barilla Center, quella parte l'industria, no? Era la fabbrica. Esattamente. La società Ligure. La Ligure dei barattoli di latta invece era dove c'è il Conad di via Piacenza. L'industria vetraria con Bognoli e Rocco, concerie, industrie tessili, lavorazione della canapa, del cotone. La lavorazione della seta si va diradando fino a scomparire, come anche le industrie della lavorazione del riso, la molinatura e brillatura del riso, perché nella provincia di Parma avevamo tantissime risaie, però con la diffusione della malaria questa produzione andrà completamente a scomparire. Poi abbiamo l'industria dei profumi con Borsari. E finalmente negli ultimi decenni dell'Ottocento si afferma l'attività che a noi interessa, che è quella della fabbricazione dei busti per signora. In realtà già dall'unificazione, diciamo già dagli anni 60 dell'Ottocento, possiamo trovare a Parma delle piccole attività artigianali di lavorazione dei busti. In particolare ne abbiamo trovata una su strada dei Genovesi, che è l'attuale via Farini, dove c'era la bottega, pensate, di una donna, Margherita Strua,
di Piacenza che apre una piccola sartoria di fabbricazione dei busti, cosa abbastanza insomma unica che una donna in quei tempi avesse impostato appunto un'attività industriale artigianale. Dagli anni 70 dell'Ottocento si moltiplicano le fabbriche di busti, sostanzialmente per rispondere alla richiesta dettata dalla moda, fino a diventare uno dei settori più fiorenti e trainanti dell'industria e dell'economia della città. Ecco, volevo farvi vedere, questa è una rivista, si chiama Margherita, non la trovate a Parma, l'ho trovata a Torino nella biblioteca civica centrale, è un giornale delle signore italiane, il sottotitolo era questo, rivista femminile pubblicata a Milano tra il 1878 e il 1921 dai fratelli Trenes. Il titolo Margherita è in onore della regina Margherita che nel 1878 viene appunto incoronata contemporaneamente alla fondazione della rivista. È una rivista destinata al pubblico dell'alta borghesia e i contenuti riguardano la cronaca dell'alta società, consigli per condurre la casa, consigli di bellezza, le regole del galateo e le nuove tendenze della moda che arrivavano soprattutto dalla Francia e da Parigi. Considerate che nel 1888 Margherita propone per la prima volta in Italia il tailleur, proprio il tailleur da donna, proprio sull'onda della moda lanciata da Parigi. Naturalmente Margherita ci propone diversi figurini che prevedono il busto. Vedete la vita stretta. Il busto, due parole, è un indumento studiato per proteggere, sorreggere e raddrizzare il corpo di una donna e accentuare quelle nuove linee del corpo che appunto impone la moda. È presente fin dall'epoca classica con le fasce che indossavano le romane ed è una costante nei secoli. Lo troviamo in epoca medievale, in epoca rinascimentale, in forme più o meno voluminose, più o meno costrittive, fino al corsetto di questi anni, che è un corsetto studiato diciamo munito di stecche di balena, a volte bambù ma spesso balena. Stecche di balena sono ottenute dai fenoni delle balene, cioè da queste sorte di denti morbidi che hanno le balene per filtrare il plancton e che sono costituiti da cheratina, quindi sono delle strutture molto flessibili e quindi vengono utilizzati anche nelle nostre fabbriche di Parma le stecche di balena. Vedete? Moda invernale, moda da sposa, abiti da sposa, moda estiva. Abbiamo recuperato un paio di inserzioni pubblicitarie, una è questa, 1907 siamo sempre, questa è una fabbrica di Milano e anche questa. E questa è la moda estiva nel 1907, l'anno in cui abbiamo lo sciopero delle bustaie. Bene, a Parma sono coinvolti nello sciopero quattro fabbriche, le quattro principali fabbriche di busti. Abbiamo trovato notizie, informazioni su queste quattro fabbriche e relativi industriali fabbricanti, soprattutto nel nostro carteggio amministrativo, nella categoria industria e nelle denunce di attività che venivano presentate tutti gli anni all'amministrazione comunale. Vado a presentarvi il primo stabilimento, è questo, non so se lo riconoscete. Siamo in Borgo Giacomo Tommasini,
all'attuale numero 34, scusate, l'attuale numero 34, allora era il numero 34, perché i numeri civici sono cambiati negli anni. All'epoca era il cosiddetto Palazzo Belloni, dal proprietario del palazzo. Questo è il cortile interno. Qui c'era la fabbrica di Italo Moraschi. Italo Moraschi nasce nel 1847 e muore nel 1930. Abitava qui Italo Moraschi all'ultimo piano, proprio per avere un controllo diretto sulle operaie e sul lavoro. Aveva 85 operaie, la metà delle quali maggiore di 21 anni, la metà minore di 21 anni e 4 minori di 15 anni. Aveva due latrine, di cui una nella scala che dà accesso allo stabilimento, per cui ipotizziamo che i laboratori e la fabbrica fossero ad un piano rialzato. Utilizzavano motori e macchine a pedali e naturalmente il lavoro a mano delle bustaie. Successivamente, con l'introduzione dell'elettricità di cui vi dicevo prima, sono stati introdotti da Moraschi i motori elettrici. Questa è la sua carta intestata, molto bella, vedete, con la sua firma. Questa è la sua cartolina commerciale, che non abbiamo noi in conservazione, ma ci ha permesso di fotografarla un collezionista della città. Vado a presentarvi il secondo protagonista di questo periodo, Giuseppe Bortolini. Giuseppe Bortolini aveva lo stabilimento in via del Carmine 36. Non c'è stato possibile individuare la posizione e l'edificio perché quella zona è stata completamente riqualificata, quindi non è rimasto l'edificio, insomma. E Bortolini nasce nel 47 a Padova, morirà nel 15 e aveva 125 operaie, di cui anche lui la metà circa maggiore di 21 anni, 4 latrine e motori a gas. Questo che vedete è un busto che aveva brevettato Bortolini con questa stecca al dorso, le stecche di balena erano sulla schiena, e con il quale ha vinto l'esposizione di Torino, ha vinto il diploma d'onore 1911. Anche questa cartolina non è presente in archivio e anche questa ci è stata fatta fotografare da un collezionista di Parma. Qui siamo in Borgo La Latta. Borgo La Latta, attuale 4, era 10. Qui era la sede della fabbrica di Decimo e Libero Mantovani, fratelli. Libero morirà a fine 800, l'attività è continuata da Decimo Mantovani, che è il bisnonno di Valerio Mantovani che vi ho presentato prima e che abbiamo raffigurato là nel dipinto che abbiamo visto poco fa. Qui ci sono 87 operaie, circa, sono numeri approssimativi, ogni anno potevano variare un pochino, di cui 50 superiori all'età di 21 anni, due latrine e motori elettrici. Infine, riconoscete questo, siamo sul piazzale della stazione, dando le spalle alla stazione, l'edificio di destra, e qui c'era la fabbrica del fratello di Decimo Mantovani, si chiamava Giuseppe Mantovani. Scusate, questa era la fabbrica più grande, più importante di Parma. Lui impiegava circa 500 operaie, era grandissima. Ve la faccio vedere ai tempi. Vedete, premiata fabbrica Mantovani Crespo. Aveva 8 latrine, motori meccanici ed elettrici. Questa ditta ha ottenuto varie onorificenze alle esposizioni di Torino, di Parma e di Parigi. Aveva dei brevetti speciali,
un busto particolare che si chiamava Spock Corset, e in particolare era molto grande questa fabbrica perché aveva un reparto specifico per la produzione di molle per i busti, gli altri dovevano importarle. E durante la Seconda Guerra Mondiale l'edificio viene bombardato, essendo vicino alla stazione obiettivo sensibile, completamente raso al suolo, e viene ricostruito in questa forma. Più o meno gli spazi sono gli stessi, chiaramente completamente rifatto. Ricordiamo Giuseppe Mantovani, ho trovato poi le fotografie nelle bacheche che vi dicevo prima nella nostra mostra documentale, anche perché Giuseppe Mantovani è stato il padre di Mario Mantovani, podestà di Parma. Francesco, ci racconti chi era Mario Mantovani? Esatto, Mario Mantovani era nato a Parma nel 1888. Si era laureato in giurisprudenza negli anni 10 del Novecento, presumibilmente nella nostra città. Era appassionato di musica e pianista dilettante, tanto che fu membro della commissione teatrale del Teatro Regio e, come diceva Francesca, è stato per 13 anni, dal 1926 al 1939, podestà di Parma. Durante il suo mandato lui fu promotore del cosiddetto risanamento urbanistico dell'Oltretorrente, che portò alla distruzione di interi borghi nella zona di Via Bixio, e obiettivo finale del progetto è stata la creazione di edifici ultrapopolari nelle zone periferiche della città che noi oggi conosciamo come i capannoni. Sì. Qui abbiamo la carta intestata della ditta Mantovani della stazione, questo è il logo, la stella a 5 punte rossa con il ferro di cavallo, e questo è lui, Giuseppe Mantovani. Qui abbiamo la fotografia delle maestranze, quindi le operaie della ditta. In questa zona sono tutte bambine, cioè è un pochino sfocata, poi la vedrete nelle bacchette. Qui sono tutte bambine, lui è qua al centro, vedete? E nella parte alta ci sono i pochi uomini impiegati nella fabbrica. Questa è una fotografia che probabilmente veniva lasciata, venduta, non so, alle bustaie stesse, perché l'avete anche voi, no? L'originale, sì. E questa è la pubblicità, l'inserzione pubblicitaria che abbiamo trovato con Valeria Mantovani e il marito Giovanni giusto un paio di settimane fa, due o tre settimane fa, che abbiamo cercato per mesi. E l'abbiamo trovata recentemente, vi dicevo, all'interno di una pubblicazione di fine 800 intitolata Parma e le sue stazioni balneari, che tratta delle terme di Sosso Maggiore sostanzialmente. E qui abbiamo proprio, possiamo vedere il busto, uno dei busti della ditta Mantovani che era sulla piazzale della stazione. Allora, come avete inteso, la manodopera era quasi esclusivamente femminile e molto molto giovane. Erano impiegate operaie anche di 12 anni, purché avessero frequentato il corso delle scuole elementari inferiori, così come prevedeva la legge numero 242 del 1902, entrata in vigore nel giugno 1903. All'illustrissimo signor commissario Regio presso il Comune di Parma. Illustrissimo signore, chi osa inviare alla bontà e giustizia di vostra signoria illustrissima la presente è certa Dardan Leonice, vedova Boschi d'anni 40, nata a Gaiano, domiciliata e residente in Parma, in Borgo Salici 38, la quale espone umilmente a vostra signoria quanto serve. 7 anni or sono, le moriva il marito, lasciandola con 7 figli immersa nel più grande dolore e nella più squallida povertà. E da solo 1 anno riceve dalla carità municipale lire 10 mensili. E non è tutto. Altre sventure subisce. La sua primogenita, da anni 17, trovasi all'ospedale da 16 mesi dichiarata rachitica.
Il suo secondo genito, Danny Senci, è sordomuto. Altre due figlie affette da paralisi agli arti, eppure rachitiche, trascinano la loro vita su gruppi. Le altre tre lavorano, ma ben poco guadagnano. Anzi, una di loro, la Maria, Danny 13, venne oggi licenziata dalla fabbrica dei busti, perché il comune si rifiuta di rilasciare il libretto e non l'ha perciò da presentare. Di certo comprenderà la signoria vostra illustrissima perché non mandasse i suoi figli a scuola, perché scalzi e nudi alla lettera, come poteva fare diversamente. Delle lire 10 mensili che riceve di sussidio, 5 le occorrono per il fitto e le altre non sono sufficienti nemmeno per il pane quotidiano. Ah, quale miseria, quale infelicità! E oggi più grave per il licenziamento di Maria, che guadagnava 8 o 10 lire mensili. Illustre Signore, voi che, per sapere bontà, Dio e gli uomini vollero vedere di reggere i destini di codesto comune, rivolgete uno sguardo benigno a codesta infelice madre. Fate che la sua Maria sia di nuovo accettata nella fabbrica e ordinate che le sia dato il libretto. Grazie infinite anticipate, vi invia e con animo grato ed ossequiosa si professa col più profondo rispetto di vostra signoria illustrissima, umile serva. Dardani Teonice, Parma, 6 settembre 1906. Glielo rilasciano il libretto? Municipio di Parma, 9 settembre 1906, riscontro alla postilla del 6 settembre 1906. Rilascio del libretto d'ammissione al lavoro alla fanciulla Boschi Maria. Il segretario capo dell'ufficio terzo dichiara che, per la legge in vigore, i fanciulli sino all'età di 15 anni compiuti non possono essere ammessi al lavoro se non comprovino d'aver frequentato il corpo elementare inferiore. I fanciulli che comprovino di essere messi in condizione di poter frequentare le scuole serali o estive possono essere ammessi al lavoro in seguito a speciale autorizzazione. La Boschi Maria non ha potuto comprovare né l'una né l'altra cosa e conseguentemente questo ufficio non può rilasciare il libretto poiché deroverebbe alle leggi e alle norme in vigore, con osservanza il segretario capo. La produzione era suddivisa in settori corrispondenti alle varie fasi di lavorazione dei busti. Prendiamo come esempio ancora lo stabilimento di Giuseppe Mantovani sul piazzale della stazione. Qui si contano 25 mansioni. C'erano le operaie a mano e le operaie a macchina. In particolare c'erano cucitrici, molliste, filettatrici, terminatrici, puntatrice a macchina, puntatrice a mano, ricamatrici, imbastitrici, tondatrici e poi incannatrici, assodatrici, addette al taglio, stiratrici, scatolatrici, addette alla tipografia interna, guernitrici, orlatrici, infilatrici e acchiellatrici. Gli uomini, pochissimi impiegati, erano addetti all'imballo, alle spedizioni e alla manutenzione straordinaria, perché la manutenzione quotidiana ordinaria era in capo alle vestali. Erano quindi gli uomini meccanici e anche falegnami. Sostanzialmente in queste fabbriche viene integrato il sapere artigianale e sartoriale con le moderne tecnologie applicate alle macchine elettriche o a gas. In ogni stabilimento era affisso un regolamento. C'era un regolamento generale e c'era un regolamento per ogni reparto. E le bustaie erano chiamate, obbligate, al rispetto del regolamento. Ogni infrazione era punita con una sanzione economica, definita multa, che andava dai 10 ai 15 centesimi. E dopo tre multe c'era la sospensione dal lavoro per 3, 8, 15 giorni fino al licenziamento. Vi volevo leggere brevemente il regolamento di Giuseppe Bortolini. Quello che vi dicevo, lo stabilimento era in via del Carmine. Le maestre dei singoli reparti, le maestre sono delle bustaie capo reparto.
dovranno trovarsi al loro posto al primo suono della campana e dovranno far osservare l'adempimento del regolamento agli operai e loro sottoposte, e saranno responsabili del lavoro fatto dalle medesime e delle contravvenzioni e mancanze dovranno avvertire la direzione. Le operaie dovranno usare il massimo rispetto, subordinazione e obbedienza verso le persone preposte alla loro sorveglianza. Le contravvenzioni saranno punite con la massima severità e per gravi mancanze potranno anche essere licenziate immediatamente. Tutte le contravvenzioni al regolamento saranno punite con multe. 10 minuti prima dell'orario stabilito per il lavoro, il suono della campana indicherà l'apertura dello stabilimento. Al secondo suono della campana, tutte le operaie dovranno occupare il proprio posto e dar mano al lavoro. Le operaie in ritardo saranno sottoposte a una multa di 10 centesimi e 20 centesimi se trascorsi 10 minuti. Durante l'entrata e l'uscita, gli operai dovranno mantenere un contegno riservato e tranquillo. Dovranno costantemente indossare il grembiule bianco di prescrizione e saranno obbligati a mantenerlo sempre pulito. Dovranno pure essere sempre decentemente vestite. Al suonare della campana, 10 minuti prima dell'uscita, tutte le operaie di ogni sezione dovranno riporre in buon ordine il proprio lavoro nelle cassette o in altro ripostiglio loro assegnato, e non si muoveranno dal posto che al secondo suono della campana indicante l'uscita. Le operaie che danneggiassero il lavoro loro affidato saranno multate o tenute a pagare in parte o completamente gli oggetti guastati, a seconda del danno e a giudizio della direzione. Dovranno rispondere delle macchine, accessori ed oggetti tutti loro affidati e saranno tenute a pagare i guasti per colpa o incuria causati. È rigorosamente proibito toccare il lavoro di altre. Ogni operaia, in caso di bisogno, dovrà presentarsi a dovrà prestarsi a qualunque lavoro della stessa sezione, sottomettendosi senza opposizione né lamento alle disposizioni della direzione. È rigorosamente vietato ciarlare durante il lavoro. Le contravvenzioni saranno punite con multe da 10 a 50 centesimi. Poi. Le assenze ingiustificate saranno punite con multa da 50 centesimi e le recidive potranno essere sospese o anche licenziate. La scarsa produzione causata da pigrizia, distrazione o inettitudine potrà dar motivo di licenziamento. La ditta si riserva pure lo stesso diritto di licenziamento per motivi speciali, senza obbligo di manifestarli. Questo per farvi capire, ecco, qui da Bortolini, ma più o meno anche nelle altre fabbriche, com'era il quotidiano di queste bustaie. L'orario di lavoro delle bustaie era massacrante. Lavoravano dalle 9 ore in su, a seconda del periodo dell'anno, in condizioni igieniche piuttosto precarie. La retribuzione avveniva cottimo, cioè a seconda del lavoro fatto, dei busti prodotti, ed era molto bassa, da 25 centesimi al giorno fino a una media di una lira e mezzo. Solo pochissime bustaie guadagnavano 2 lire, ma erano bustaie con competenze particolari. Vi leggo 2 parole dall'IDEA, organo della Federazione Socialista di Parma, 3 agosto 1907. Il cottimo è un mezzo di schiavitù inventato dalla borghesia. Assilla senza posa le bustaie. Riposo e rallentamento del lavoro sono benefici sconosciuti nelle fabbriche dei busti. Il salario scarso è causa di denutrizione cronica. Il lavoro intenso è causa di esaurimento fisico. Le malattie infieriscono fra le bustaie. L'anemia ne fa strage. La tubercolosi le decima. Una statistica sulla mortalità delle bustaie darebbe cifre spaventose,
e orribile verità. Ecco, questo è il quadro in cui, come vi dicevo, lavoravano le buscaie. Però in che clima cittadino matura lo sciopero del 1907? Nel 1907 Parma è una piccola città di provincia, conta 50.000 abitanti. Il sindaco è Luigi Lusignani. Esatto, Luigi Lusignani era nato a Roma nel 1877. A soli 21 anni si era laureato giovanissimo in giurisprudenza. E pensate che a 26 anni era già docente ordinario di diritto romano all'Università di Parma. È stato sindaco molto brevemente, dal 1906 al 1909, un mandato breve però intenso, perché oltre a dover fronteggiare con lo sciopero delle bustaie del 7, ha dovuto anche relazionarsi con lo sciopero agrario del 1908. Si dimetterà nel 1909 per partecipare alle elezioni politiche di quell'anno, dove verrà però sconfitto da Agostino Berenin, che era candidato anche lui nel collegio di Borgo San Donnino. Lusignani non abbandonerà mai la scena pubblica, avrà vicende di alterna fortuna, addirittura sarà nominato conte nel 1921. E il suo epilogo è stato quando ha fondato alla fine degli anni 10 la Banca Popolare Agricola, che però venne dichiarata in fallimento il 10 giugno 1926. Lusignani scapperà a Firenze, dove sarà poi però arrestato e condotto nel carcere di Reggio Emilia, e il 26 giugno dello stesso anno, 1926, purtroppo si suiciderà. Nel 1907 la protesta popolare è crescente. E varie categorie professionali entrano in agitazione sia in città che in provincia, per esempio muratori, cementisti, carrettieri della ferrovia, i mezzadri, tutti chiedono l'aumento di salari contro il rincaro della vita e condizioni di lavoro più umane. Il gruppo delle bustaie è il gruppo più numeroso nel settore industriale. Considerate che quando entreranno in sciopero saranno più di 1.000. Sempre nel 1907 arriva a Parma Alceste De Ambris. Alceste De Ambris, figura chiave di quest'anno, 1907, perché è il segretario della Camera del Lavoro. De Ambris nasce nel 1874, morirà nel 1934. E toscano, sindacalista, giornalista e politico. Vi dicevo, assume la segreteria della Camera del Lavoro, che all'epoca era in Borgo delle Grazie, alle spalle di Via d'Azeglio, dove adesso ci sono i garage, la parte posteriore di quel palazzo moderno. Abbiamo una fotografia dell'ingresso della Camera del Lavoro di Amoretti, che è esposta nelle vacanze. È riconosciuto come il fondatore del sindacalismo rivoluzionario De Ambris. Nel 1908 sarà però costretto a fuggire da Parma, a rifugiarsi a Lugano, dopo che la sede della Camera del Lavoro di Parma venne occupata dai carabinieri e della cavalleria dell'esercito. Nell'estate del 1907 supporta le bustaie e dirige l'azione delle bustaie. Lo sciopero del 1907 non è il primo, in così grande stile, diciamo. Già nel 1892, a luglio, il 2 di luglio, solo per 4 giorni, le bustaie della ditta di Giuseppe Mantovani, piazzale della stazione, entrano in sciopero per protestare contro il licenziamento di una maestra a caporeparto e soprattutto contro la sostituzione di questa maestra che viene scelta, la nuova maestra viene scelta non tra il gruppo delle bustaie, ma viene presa un'esterna. Lo sciopero termina il 4° giorno con il licenziamento di 8 bustaie. Resta comunque il primo esempio di lotta operaia al femminile, in un'epoca in cui astenersi dal lavoro non era una pratica diffusa, anzi i lavoratori subivano le prepotenze, diciamo, dei padroni.
A Parma non esistevano ancora organizzazioni per le rivendicazioni delle lavoratrici e nessuno riconosceva loro diritti politici, sociali o economici. Nel 1895 viene fondata la prima società bustaia di mutuo soccorso, mentre la Lega delle Bustaie, vi faccio vedere, questo è il timbro della Lega delle Bustaie, vedete c'è una stecca di balena di traverso, viene fondata nel 1901. In pochi mesi si scrivono 300 bustaie, il numero è sempre in aumento. La cosa curiosa è che per diversi anni il segretario della Lega delle Bustaie rimane un uomo, tal Luigi Focchi. Perché? Perché alle popolane, alle bustaie, non era, era preclusa la possibilità di una cultura, di, una, di studiare e formarsi appunto una cultura politica e sindacale. Quindi, cosa succede nel luglio 1907? Siamo al 24 di luglio, la Lega delle Bustaie si appoggia a De Ambris e fa pervenire questo documento che abbiamo in originale, in archivio, cosiddetto memoriale, e una lettera ai quattro fabbricanti di cui vi ho accennato prima, quindi Moraschi, i due Mantovani e Bortolini. E pone un ultimatum, la Lega pone un ultimatum e elenca le proprie richieste in sei punti. Camera del Lavoro di Parma e Provincia, Lega delle Bustaie, Parma, 24 luglio 1907. Spettabile ditta. L'Assemblea Generale delle Lavoratrici Bustaie di tutte le fabbriche di Parma, riunitasi una prima volta il giorno 20 corrente mese e una seconda volta il giorno 23 corrente mese, dopo ampia e matura discussione deliberava di far presente ai signori fabbricanti quanto segue. Le aumentate esigenze della vita cittadina e il generale rialzo dei salari conseguito dalle diverse categorie operaie non consentono più che le bustaie si rassegnino alla condizione presente che li obbliga ad un lavoro troppo scarsamente retribuito e faticoso, senza nessuna garanzia di tutela per la loro salute e per il loro diritto. Di conseguenza, onde mettersi al livello delle altre lavoratrici della città di Parma, formulano i loro desiderata, sottoponendoli all'esame dei signori fabbricanti nel seguente memoriale. 1. Orario unico per tutte le fabbriche fissato in 8 ore di lavoro normale. 2. Tariffa unica per tutte le fabbriche con trasformazione del salario a fattura in salario a giornata, con aumento medio sulle pari attuali del 20% al minimo. Un prospetto che comunicheremo ai signori fabbricanti quando si inizieranno le trattative dirà in qual modo praticamente ciò possa verificarsi, partendo sempre da un minimo di paga al di sotto del quale nessuna operaia deve essere mai più retribuita. 3. Pagamento del lavoro straordinario oltre le 8 ore o festivo, con un aumento del 50% sulle tariffe ordinarie. Saranno considerati festivi tutti i giorni come tali segnati dal calendario civile, oltre a quelli di consuetudine locale ed il 1° maggio, nel qual giorno, anzi, signori fabbricanti, non dovranno per alcun motivo esigere dalle loro operaie qualsiasi lavoro. 4. Introduzione nelle fabbriche di tutte quelle riforme che l'igiene consiglia. 5. Regolamentazione della disciplina delle fabbriche, per modo che le punizioni non siano più come ora applicate a capriccio e senza appello dal personale dirigente, cui dovrà essere inibito ogni trattamento scorretto verso gli operai. Le multe dovranno essere raccolte in casse speciali per sovvenzionare le operaie ammalate. 6. Riconoscimento della Lega, iscritta alla locale Camera del Lavoro come rappresentante autorizzata e legittima degli interessi collettivi ed individuali delle operaie. Le operaie domandano inoltre che, raggiunto l'accordo sui punti su esposti, i signori fabbricanti assumano formale impegno di non esercitare alcuna rappresaglia in conseguenza della presente agitazione.
Noi speriamo che la ampiezza delle richieste contenute nel memoriale e la loro equità siano elementi sicuri per giungere sollecitamente ad un accordo. E avvertiamo frattanto i signori proprietari che attendiamo le loro risposte fino alle ore 12 del giorno 28 corrente mese, domenica, dovendosi nel pomeriggio di tal giorno l'Assemblea Generale delle Bustaglie riunirsi per prendere le ulteriori decisioni. Con la maggiore osservanza per la Commissione al Ceste di Ambris presso la Camera del Lavoro della Città di Parma. Ricordiamo i nomi delle bustaie che insieme a De Ambris hanno sottoscritto attraverso il loro organo di rappresentanza, la Lega, il memoriale. Carolina Seletti. Albertina Donati. Splendidina Vicini. Dirce Guiani. Italia Galli. Eugenia Dalcò. Alice Fogli. Dirce Tanzi. Luisa Cavadorta. Orestilla Buia. Regina Pablo. Sono loro. Cosa succede allora? I fabbricanti ricevono la lettera, il memoriale firmato da De Ambris e dalla Lega delle Bustaie. Immediatamente si rivolgono tutti insieme, mettono da parte le dinamiche della concorrenza, diciamo, si rivolgono tutti insieme a un giovanissimo avvocato, anni 28, già brillante, che si chiama Arturo Scotti, del quale avvocato noi in archivio comunale conserviamo l'intero carteggio dell'avvertenza sindacale. E si rifiutano, i fabbricanti sostanzialmente si rifiutano di trattare con le bustaie l'intero pacchetto delle loro richieste e sottoscrivono un accordo fra di loro. La realtà, martedì 30 luglio 1906. Sciopero delle bustaie. Domenica alle 15 si sono radunate alla Camera del Lavoro le bustaie dei vari stabilimenti e dopo la lettura della risposta dei rispettivi padroni dichiararono lo sciopero, incominciando da lunedì dopo. Infatti, verso le 7 di ieri 29 luglio, prima ancora dell'apertura solita degli stabilimenti della stazione, ove la fabbrica Mantovani, si radunarono un centinaio di bustaie per intercettare l'entrata delle benpensanti. Avvenne pure qualche tafferuglio, tra cui una maestra ricevette uno schiaffo. E tutto questo in base alla libertà di sciopero? Se è vero, come circola la voce in città, che il signor Mantovani si recherà in villeggiatura fino a sciopero finito, come potranno vivere le 500 e più bustaie addette al suo stabilimento, tra le quali molte cariche di figli? Il danno è sempre loro. Riportiamo la risposta delle varie ditte che diede ingiustamente motivo allo sciopero. In risposta al memoriale presentatoci a vostro nome nel 24 corrente mese, ci pregiamo di informarvi che ci è impossibile prendere in considerazione le vostre domande, perché il caposaldo di esse, la trasformazione del cottimo in giornata, è assolutamente inattuabile. Inattuabile perché l'industria dei fusti, la quale produce una varietà grandissima di tipi distinti per qualità e per confezione, vende la merce prima di fabbricarla e perciò il produttore deve conoscere il costo preciso della sua produzione che vende su campione prima di concludere la vendita. E tale necessaria conoscenza il fabbricante non potrebbe più avere quando il lavoro fosse retribuito a giornata e il costo della merce dipendesse da un elemento così incerto e variabile quale è la buona voglia di lavorare, ossia il sentimento del dovere dell'operatore. Pertanto, noi potremmo trattare con voi di un miglioramento di tariffa, sempre che voi non dimentichiate che c'è forza a sostenere la concorrenza delle altre fabbriche italiane, dove le operaie sono pagate assai meno di voi, e tra poco la concorrenza anche delle ditte estere, delle quali non ci difendono sufficienti dazi protettori. Ma ne tratteremo, a condizione che voi rinunziate alla trasformazione del cottimo in giornata e che non abbandoniate mai il lavoro. In difetto di che, noi saremo costretti,
a chiudere indefinitivamente i nostri stabilimenti, declinando fin d'ora la responsabilità della condizione di cose che sarà per nascere. Parma, 28 luglio 1907. Mantovani e Crispo. Giuseppe Bortolini. La ditta Fratelli Mantovani e Italo Moraschi. Quindi il 28 di luglio arriva questa risposta alla Lega De Ambris e le bustaie proclamano lo sciopero. Sciopero che durerà 50 giorni. Immediatamente domenica pomeriggio viene affisso, le bustaie affiggono in città un manifesto nella quale informano tutti i cittadini del come e perché entrano in sciopero. La lotta in questi 50 giorni è puntualmente raccontata dalla stampa locale, in particolare c'è botta e risposta della Gazzetta che esplicitamente prende le parti degli industriali, essendo quotidiano liberale dalla parte degli industriali, e l'Idea, organo settimanale della Federazione Provinciale Socialista, delle leghe cooperative molto aderenti alla Camera del Lavoro. Pensate, la redazione, l'amministrazione di questo settimanale, l'Idea, era all'interno della Camera del Lavoro in Borgo delle Grazie. E ogni evento, ogni tensione viene letta sulla stampa locale e dalla parte degli industriali e dalla parte delle bustaie, senza risparmiare colpi, anche bassi, quando la Gazzetta dirà le bustaie non si arrendono, non hanno più argomenti, però evidentemente si sono innamorati di De Ambris e non vogliono cedere. Vi dicevo, la battaglia è dura 50 giorni e questo significa per delle popolane patire la fame. Intorno alle bustaie si raduna la solidarietà della città e anche della provincia e delle altre categorie professionali. L'Idea puntualmente pubblica l'elenco delle sottoscrizioni pro bustaie, quindi delle donazioni che liberi cittadini o categorie come la Lega Braccianti di Montechiarugolo, la Lega dei Formaggiai, la Lega dei Tipografi, dei Mezzadri, i Calzolai di Colorno, i Mugnai, i Facchini, gli Infermieri, i Muratori di Vierolo, decidono di donare alle bustaie per sostenere le loro famiglie. Noi conserviamo tutti i giornali, Gazzetta e l'Idea di questi 50 giorni, ne abbiamo esposti alcuni nelle bacheche, in particolare c'è una pagina con le sottoscrizioni. Il 24 agosto vengono raccolte 1.300 lire e pochi giorni dopo 992 lire. Abbiamo delle voci come avanzo della festa da ballo di Beneceto, avanzo di bicchierata, abbiamo addirittura un mendicante che lascia 10 centesimi. In un'altra occasione viene organizzata dalla Camera del Lavoro una conferenza serale al Teatro Campanini. Teatro Campanini non c'è più, era in Borgo del Cappello. Borgo del Cappello è l'attuale via Oberdan. Sapete, il laterale di via Mazzini dove c'è la Magnosfera. Lì c'era il Teatro Campanini e in una serata di fine agosto la scrittrice Rossana, pseudonimo della Marchesa Tartarini, fa una serata, i biglietti sono in vendita alla Camera del Lavoro, vanno 200 persone, il ricavato è donato alle bustaie. Questa fotografia che abbiamo noi originale ritrae un gruppo di bustaie nel cortile della Camera del Lavoro. Vedete qua in piedi c'è De Ambris e questa figura di pare nobildonna, insomma, con questo abito e cappello, noi l'abbiamo riconosciuta appunto come la scrittrice Rossana che va a trovare le bustaie, perché nella stampa si racconta appunto che un certo pomeriggio succede questo, le bustaie la ringraziano con un mazzo di fiori. Ecco, sul verso della foto non c'è scritto nulla, noi l'abbiamo identificato con questo momento.
la lotta continua e con momenti di tensione. Si arriva a una fase di stallo. Interviene Aristo Isola, all'epoca era il presidente della Camera di Commercio, con un tentativo di mediazione tra le parti, che è un fallimento, per cui Isola rinuncia al suo compito. E verso i primi di settembre saranno le bustaie che si rivolgono al prefetto, allora era Domenico, chiedendo aiuto. E il prefetto presiede per 3 giorni gli incontri, quindi le trattative, tra gli industriali assistiti dall'avvocato Scotti e le bustaie rappresentate dalla Lega e da De Ambris. Il 16 di settembre, finalmente, le bustaie pongono fine all'agitazione. Nei giorni successivi è pubblicato sui giornali l'accordo finale che viene raggiunto. Questa è la bozza. L'IDEA, organo settimanale della Federazione Provinciale Socialista. Parma, 21 settembre 1907, lo sciopero delle bustaie. L'accordo raggiunto tra le bustaie e gli industriali. Sabato sera, finalmente, dopo lunghe e laboriosissime trattative, si poté concludere l'accordo fra le bustaie, da oltre un mese e mezzo in lotta, e i proprietari delle 4 principali fabbriche di busti della città. Al raggiungimento di questo scopo lavorò con grande amore il prefetto Donetto, il quale poté così concludere con maggior fortuna l'opera conciliativa già iniziata e portata molto innanzi dal presidente della Camera di Commercio, signor Aristo Isola. Martedì mattina le bustaie hanno ripreso ovunque il lavoro consueto, interrotto da parecchie settimane. Riassumiamo qui brevemente i punti principali del concordato che reca le firme degli industriali, della commissione delle operaie, del segretario della Camera del Lavoro, dell'avvocato Arturo Scotti e del prefetto Donetti. 1. Nessuna rappresaglia verrà fatta dalle parti. 2. L'organizzazione operaia è riconosciuta dagli industriali. 3. Le tariffe dei diversi reparti nelle varie fabbriche saranno parificate entro un mese sulla base delle medie giornaliere più alte. 4. Tutte le operaie avranno una percentuale di aumento sul cottimo, a seconda del ruolo ricoperto, da un minimo del 10% ad un massimo del 30%. 8. L'apprendistato gratuito o semi-gratuito non potrà durare più di 3 mesi, dopodiché dovrà essere corrisposto alle apprendiste un salario non inferiore a 0,5 lire al giorno. 9. L'orario normale di lavoro è di 9 ore. Le ore in più verranno compensate con uno straordinario pari a 15 centesimi all'ora, oltre il cottimo. 10. Sono contate come ore straordinarie anche quelle fatte nei giorni festivi, domeniche, Capodanno, Sant'Ilario, le Ceneri, Pasqua, Natale, San Pietro, il 1° maggio. 11. La disciplina nelle fabbriche sarà regolamentata. Le multe non potranno superare i 10 centesimi e saranno devolute a soccorrere le operaie ammalate. Vittoria? No. Noi non vogliamo illudere nessuno e perciò diciamo senza equivoci e senza eufemismi che il concordato riprodotto qui sopra è ben lungi dal rappresentare una vittoria per gli operai. Certo, i vantaggi conseguiti sono notevoli sia dal punto di vista economico che dal punto di vista morale. Le bustaie vengono a percepire ora circa 70.000 lire all'anno di maggiori salari ed inoltre hanno fissato la giornata normale di lavoro. Hanno ottenuto più del 60% d'aumento per il lavoro straordinario, si sono praticamente avviate alla parificazione delle tariffe ed hanno conseguito anche altri minori vantaggi. Questo per la parte finanziaria, per la parte morale, il riconoscimento dell'organizzazione e la regolamentazione della disciplina. Sono le due conquiste di cui possono andare orgogliose le bustaie. In conclusione si può dire che la lotta si è chiusa con dei notevolissimi benefici per gli operai, ma ciò non ci autorizza ancora a parlare di vittoria. Vittoria sarebbe stata soltanto se avessimo conquistato il salario a giornata, base perno dell'agitazione teste chiusa. Invece non fu possibile.
non tanto per obiettiva impossibilità, quanto per ragioni soggettive che è inutile ora ricordare. Le bustaie hanno dimostrato di volere e di sapere resistere con fermezza invincibile. Questa è stata la vera vittoria nostra, incontestabile. Le lunghe settimane di resistenza fiera e dignitosa hanno dimostrato che le bustaie di Parma non sono più come al passato, capaci solo di lavorare e ballare nel pieno oblio della loro triste condizione, ma che hanno ormai un pensiero ed una volontà di redenzione. E non dubitate, nella massa di quelle lavoratrici, ormai deste dal loro lungo sonno, l'idea ispiratrice della lotta recente non perirà. Il salario a giornata, presto o tardi, tornerà ad essere la piattaforma di una nuova battaglia combattuta col vigore e con la coscienza necessaria perché la vittoria che oggi è mancata non sfugga mai più. Non è vero, compagne bustaie? Negli anni successivi gli stabilimenti di fabbricazione dei busti entrano in crisi fino alla definitiva chiusura. I motivi sono diversi. In primo luogo la crisi economica, data anche, incredibile e paradossale, ma dallo sciopero delle bustaie. Perché durante lo sciopero e successivamente a questo, le altre città, Milano, le altre città dove c'erano fabbriche di busti, continuano ad adottare retribuzioni più basse. Là non ci sono stati scioperi, come da noi. E quindi offrono busti a dei prezzi inferiori, di fatto assorbendo la clientela anche di Parma. Per questo motivo i fabbricanti entrano in crisi e cercano di diversificare la produzione. Sappiamo per esempio che Mantovani, il piazzale della stazione Giuseppe, inizia a produrre polsini e colletti per camicie da uomo. E sappiamo da Valeria Mantovani qui che il bisnonno decimo poi negli anni vicino alla guerra trasferirà parte della sua produzione vicino Messina, in Sicilia, così si diceva, e per produrre abbigliamento civile per i militari. E un altro motivo quindi della crisi e chiusura degli stabilimenti è lo scoppio della Seconda Guerra Mondiale e in particolare anche la moda che cambia. Vedete, negli anni 20 cosa succede? Paul Poiret, Paul Le Magnifique, grande sarto parigino, combatte il busto e tutto quello che è una costrizione ormai sentita come anacronistica, imponendo queste linee sciolte ispirate al periodo neoclassico. Sotto questi abiti che vedete dritti degli anni 20, in realtà non scompare completamente il busto, resta una guaina elastica che comprime il seno e che ospita le giarrettiere che trattengono le calze. Nel secondo dopoguerra l'abbigliamento intimo subisce un'altra trasformazione, si assottiglia per quantità e qualità, e di fatto viene privilegiata la coppiata reggiseno-reggicalze. Ancora il busto però non scompare del tutto. La guaina costrittiva del busto è riservata in questa fase per le taglie forti. Successivamente arriverà il nylon, arriveranno dei tessuti sintetici più leggeri e più elastici e ancora oggi il bustino, la gaitière, rimane nell'abbigliamento femminile e assume un connotato di seduzione. Adesso possiamo accendere la luce? Abbiamo pensato a una chiusura. Abbiamo pensato a una chiusura che i ragazzi stanno distribuendo il testo di un canto che è un canto dei primi del Novecento. È il canto delle mondine, che però è stato il canto anche di tutte le donne rivoluzionarie, comprese le bustaie, che hanno combattuto per i loro diritti
soldi e la tutela della loro salute e della loro dignità. Ve lo facciamo ascoltare. Tanto delle donne per le donne, che se volete potete cantare, si può cantare senza problemi. Se pensiamo non me paura, non abbiamo per amor dei nostri.